hanno già una laurea in tasca, magari alle spalle un lavoro poco soddisfacente e un futuro da reinventare. Non parlano di crisi, ma superati i 30 anni, i giovani puntano sulla carta vincente della creatività. Elena, avvocato, un concorso in magistratura non andato a buon fine, fatale per spingerla a seguire quell'irrefrenabile passione per la cucina che la univa alla sua amica del cuore, Francesca, compagna sin dal liceo. Abbiamo iniziato con l'idea come un divertimento e poi spero che diventi qualcosa di più grande. Oggi biologa marina, post-dottorato all'università e sua socia in affari. Cuoche in giro il loro logo. Sul velocipede, ci tengo a dirlo, non è una bicicletta. Non un semplice catering, ma un servizio di home delivery eseguito da personal chef. Sì, come lo farebbe la persona che ospita, quindi lo facciamo con lo stesso amore. Quindi andiamo a casa, decidiamo insieme il menù, facciamo la spesa noi, portiamo, cuciniamo e impiattiamo. Qual è l'obiettivo che ti sei posto con questa nuova impresa? L'obiettivo che mi sono posta è fare un lavoro che mi piace, che sicuramente è ai fornelli, però la cosa più bella poi è il contatto con le persone, quindi ecco, per esempio l'idea di un ristorante mi piace meno. Nasce per caso anche la creatività di Giusy Sorvillo, in arte Laux dal cognome del marito, un marchio nuovo di zecca e un'arte vincente tra le mani, è proprio il caso di dirlo. Giusy, una laurea in sociologia, ha affidato il suo futuro al crochet, borsa è fatta all'uncinetto dai colori vivaci e modelli unici, una vera bomba che le esplosa all'improvviso. Avresti mai immaginato che nel tuo futuro ci fossero borse o oggetti di moda? Assolutamente no, non era proprio nel mio futuro, anzi ho cominciato per gioco, proprio perché stando a casa con i bambini e non avendo lavoro ho cominciato a fare dei cappellini per loro e alla fine sono diventate delle borse che piacciono alle mie amiche soprattutto. Per ora spero che possa trasformarsi presto in un'esperienza imprenditoriale più seria. Qual è la difficoltà che più incontri appunto in questa fase iniziale? Capire come giostrarsi soprattutto dal punto di vista fiscale, quali sono i costi, se vale la pena per un artigiano poi esporsi a questi costi così alti. Ma noi a Napoli abbiamo aperto un incubatore di impresa, si chiama Vulcanicamente, che ha attratto oltre 100 ragazzi, sono venuti con le loro idee, le hanno confrontate con persone che investono nelle nuove idee, cioè la gente con in tasca, così dal punto di vista metaforico, 100.000 euro pronti a investirle sulle idee dei napoletani.